Ci troviamo a Limbiate, qui si svolgerà la 17ª edizione dell'Limbiate Day in occasione dell'inaugurazione della benedizione del nuovo spazio canili del centro addestramento cani guida dell'Lions. Adesso per la pettorina io l'avevo detto a lei che doveva raccontare. Sì, ha ragione, le prendo. Sì, no, scusa. Sì, sì. Guarda se un cane. Cosa c'è scritto? Qui? La preghiera del cane. O Signore di tutte le creature, fa che l'uomo, mio padrone, sia così fedele verso gli uomini come io gli sono fedele. Fa che egli sia affezionato alla sua famiglia e ai suoi amici, come io gli sono affezionato. Fa che egli custodisca onestamente i beni che tu gli affidi, come onestamente io custodisco i suoi. Dagli, o Signore, un sorriso facile e spontaneo, come facile e spontaneo il mio scodinzolare. Fa che egli sia pronto alla gratitudine, come io sono pronto all'ambire. Concedigli una pazienza pari alla mia, che attende i suoi ritorni senza lagnarmi. Dagli il coraggio, la mia prontezza a sacrificare per lui tutto, da ogni comodità fino alla vita stessa. Conservagli la mia giovinezza di cuore e la mia giocondità di pensiero. O Signore di tutte le creature, fa che io, come io, sono sempre veramente cane e egli sia sempre veramente uomo. Nell'anno 2012 sono stati addestrati 50 cani guida. Guardate che un traguardo veramente importante, anche perché abbiamo avuto purtroppo la dolorosa perdita dell'istruttore Marco Cortesi. Al 31 dicembre 2012 sono stati addestrati e consegnati gratuitamente 1892 guide in tutta Italia, un bel traguardo che abbiamo fatto. Purtroppo abbiamo sempre tante persone che aspettano, che diciamo sono sempre dai 90 ai 100 persone. Abbiamo acquisito l'allevamento del Piemonte Natalina Onlus, incorporandolo con l'allevamento di Limbiate, costituito l'anno scorso, dove sono nati 25 cuccioli Labrador, e mercoledì scorso ne sono nati altri 8. Fra qualche giorno ce ne saranno degli altri. Guardate che è molto bello questo. Cerchiamo di essere indipendenti. Abbiamo stipulato un accordo con l'ENCI, l'Internazionale Cinofilo Italiano, che ci darà 30 cani all'anno già socializzati da inserire nell'addestramento. Si è potuta realizzare, oltre al contributo dei danci e degli italiani, anche grazie ai lanci di persone che hanno apprezzato il nostro impegno sociale per i non vedenti. Siamo attenti anche alla ricerca della chirurgia oftalmica che sta facendo progressi. I tempi saranno lunghi, ma ben venga. Comunque il nostro impegno, sappiate, è che Limbiate possa diventare un punto di eccellenza e di riferimento di tutti i non vedenti, per poter dare una risposta anche a chi non può avere un cane guida per diverse ragioni. L'assessore alla famiglia della regione Lombardia, dottoressa Cristina Pantucchi. La mia presenza oggi qui vuole essere testimonianza di quanto Regione Lombardia e con essa il suo presidente Roberto Maroni sia al fianco delle associazioni e del volontariato che si adoperano e si prodigano per soddisfare i bisogni soprattutto di coloro che sono portatori di disabilità. Ecco, da questo punto di vista il fatto che Limbiate, grazie ai Lions, sia diventato punto di riferimento a livello nazionale per l'addestramento dei cani guida per non vedenti, credo che debba inorgoglirci. L'assessore alla cultura della provincia di Monza, dottore Enrico Elli. È una manifestazione a cui sono veramente lieto di partecipare. I cani sono il passaggio intermedio, la cucina dei cani sono il passaggio intermedio. Io penso che tutti noi anche dovremmo collaborare sia nello sviluppo della comunità dei cani guida, ma anche nella formazione delle corde. Recentemente ho assistito una persona che è morta e ha donato le corna e aveva 82 anni. E
questo è un dato che io non sapevo, pensavo che a una certa età la mia davanti non fosse più possibile tornare le donne. In realtà le proprie sono degli organi quasi indistruttibili, quindi possono essere usate in qualsiasi età. E questo io lo suggerisco a tutti voi, fate sì che altri possano avvenire. Il sindaco di Lignano, dottor Raffaele De Luca. Ringrazio per l'invito, sono... Io penso che l'Inviate faccia molto molto poco per questa associazione e potrebbe ricavarne molto di più. Il mio impegno, ci pensavo prima, è quello di riuscire a fare della sinergia, far conoscere ai Inviatesi innanzitutto, perché vedo, mi sembra ci siano pochissimi Inviatesi oggi qui, quindi a far conoscere ai Inviatesi questo servizio, che è un servizio essenziale di sussidiarietà a tutta Italia, mi sembra di dire, perché fate una cosa importantissima. E per me che faccio il medico con miei pazienti ciechi assoluti, vi assicuro che è una cosa molto molto importante essere vicino sempre. Il vice prefetto di Monza, dottoressa Lucrezia Loizzo. Io sono particolarmente lieta di essere qui, ovviamente porto il saluto del prefetto che per impegni personali non ho potuto partecipare, ma che si rendeva perfettamente conto dell'importanza di questa istituzione e di quello che sta facendo su questo territorio. Soprattutto perché l'aiuto che si dà a delle persone con delle gravi disabilità è sicuramente un segno di grande, è un segnale proprio di grande riconoscimento sociale. Il consigliere della Regione Lombardia, dottor Fabrizio Sala. Devo dire che in un anno siete andati avanti moltissimo, perché entrando ho visto sulla destra questa importante struttura, e quindi penso che, come abbiamo detto già prima le altre istituzioni, da parte nostra tutto l'appoggio nei confronti di chi sta facendo un lavoro estremamente importante, estremamente utile, soprattutto in questo periodo difficile, difficile soprattutto per gli enti locali nell'assistenza alle persone che hanno più bisogno. Se poi uno come noi ha avuto la fortuna di partecipare ad una cerimonia di donazione di un cane a un non vedente, avrà potuto toccare con mano quanto sia esaltante il rapporto uomo-cane. C'è una specie di accordo in cui uno cerca di capire cosa sta facendo l'altro e cosa deve dare in cambio. È magnifico vedersi, e non ci si meraviglia affatto che qualche volta prevalga la commozione, non solo nella persona che riceve il cane, ma anche tra parenti o il pubblico presente. Qua, come vediamo, ci sono le nuove, possiamo chiamarle suite per il nuovo canile, che sostituirà quello attualmente in uso qui al centro di addestramento, e come potete vedere c'è anche un piccolo giardino per ogni cane, e, oltre a tutto lo spazio abbastanza ampio per poter stare in serenità e tranquillità finché devono fare poi il loro mestiere di cane guida. Voglio dire che quello che è stato fatto per cercare di migliorare, migliorarci in modo da poter aumentare il numero delle guide, come dicevo prima, che è il nostro problema attuale, e cercare sempre di dare il meglio alla gente che vive bisogno di noi. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Vado, Era ora. Vado. Vai, Gianni. Vai.
siamo del gruppo Maggiorelle del Buon Umore di Via Sono. Siamo nati 38 anni fa in oratorio, dopo per esigenze, per professionalità, l'amministrazione comunale ci ha dato la palestra e ci dà certe strutture per la nostra continuità. Noi siamo orgogliosi, io sono la presidente orgogliosa di questo gruppo, perché riusciamo a ottenere sia le ragazzine che hanno certi handicap, sia chi ha certe possibilità di inserirli, e questo è il nostro obiettivo. Poi giustamente lavoriamo tanto, c'è Alessia la capitana che lavora tanto, c'è Marta una supporto, e abbiamo anche tante mamme che lavorano. In quanti siete? Noi siamo in 40, oggi siamo in meno perché il piccolino gruppo è impegnato in parrocchia, perché ci teniamo tanto anche alla parrocchia. Noi siamo politici, ci crediamo a tutti.